testimonia il fatto che è necessario l'intervento urgente delle forze dell'ordine su questo territorio, le 5 aree sì. È un intervento urgente, necessario e serve appunto per prevenire la criminalità. Infatti, purtroppo sono frequenti nel nostro territorio. Il nostro territorio è interessato da questi fenomeni, quindi va da sé che oltre a, insomma, prima di intervenire con arresti e quant'altro, è opportuno prevenire. E come farlo? Attraverso un sistema di videosorveglianza di cui l'Unione dei 5 Reali Siti è aggiudicatario, adesso in un bando importante, che ha una peculiarità, cioè quella di vigilare appunto sui confini fra i cinque comuni, ed è un grande successo dovuto sicuramente alla sinergia fra i comuni, sicuramente un ruolo importante l'hanno avuto i commissari prefettizi e la struttura tecnica dell'Unione. Quali sono le criticità sulla sicurezza più importanti in questo momento? Beh, sicuramente ci sono tanti furti d'auto, tanti furti anche nelle abitazioni, anche piccoli episodi che comunque non ci fanno sentire sicuri nel nostro territorio. Qual è la percezione di sicurezza da quelle parti? Devo dire che è migliorata sicuramente, proprio perché appunto grazie a questo sistema di videosorveglianza che ormai comunque anche il comune di Ordone, il comune di Carapelle, il comune di Ostanova, credo anche Stornarella e Stornara hanno, quindi comunque questi servono sicuramente come deterrente, ma soprattutto per acchiappare i malviventi.